Ciao, sono Pietro, questa è la mia ape e adesso andiamo a vedere negli anni le modifiche che ci ho fatto. Allora, partendo dall'esterno possiamo subito notare l'incredibile pinna da BMW di gomma per ricevere il satellitare, Sky, tutto, DAZN. Ho ripitturato il portasbarre arancione, ma più veloce. Poi sono stata messa questa fascia catarifrangente che adesso è andata tutta un po' via perché c'è un po' di anni, però su eBay per farmi vedere e non farmi investire. Spoiler, mi hanno investito. Anche queste qua, fiamme catarifrangenti, si va molto più veloce. E beh, ovviamente ho aggiunto questo cassone che è un cassone da giardino di plastica. Una volta era attaccato con un bullone sotto alla lamiera, ma poi era scomodissimo staccarlo, quindi adesso c'è semplicemente una fascia col crick, cioè che si lega qua e poi posso toglierlo quando voglio. L'interno è un po' claustrofobico, ma vi faccio vedere. In primis potete vedere chiaramente la moquette. Questi qua sono pezzi di un campionario di varie moquette che ho attaccato col Bostik sopra ad una pellicola, che qua non si vede, una pellicola marmorizzata nera per non attaccare il Bostik direttamente sulla lamiera, ma vabbè, una scelta un po' così discutibile. E vedete questo come serve anche un po' da isolante per la lamiera, così vabbè, non conta niente. Porta telefono tutto rotto, ovviamente, che si sta scollando. Porta occhiali, adesivi scout, altri adesivi scout, adesivi di dragologia, chi se non, non se lo ricorda è un falso. Pietro Nutella, Pietro Rugby Mantova. Nei portaoggetti, oltre ai documenti, c'è un bel Vangelo di quelli che davano davanti a scuola, si sa mai. Bacchette della batteria, disco orario per rubare e non pagare il parcheggio. Dall'altro lato un panno, mascherine della PA Labelers, guanti per freddo, ecco, li avevo persi. No, questa qua è una candela, ma è finita. E adesso i pezzi forti, anche se ormai un po' saccagnati. Questo qua era un pezzo riciclato che è stato attaccato e c'è una gruccia che lo tiene. La radio non funziona più, ma era una gran bella radio, c'è USB, c'è l'AUX, c'è il CD. Era bella questa qua, è tutta collegata là dietro. E poi il mio fiore all'occhiello, la mia plancia comandi col voltimetro per vedere la tensione della batteria, collegata a questi LED che adesso purtroppo non fa l'effetto, ma vedete gli altri video sul canale che effetto fanno tutto attorno. Questa qua era la radio, ma adesso non va più. E questo qua sono le luci davanti, i faretti che adesso vi faccio vedere perché mi sono dimenticato. Questo qua non era collegato a nulla, ma l'avrei collegato. E dietro tutti i collegamenti fatti a mano. Infatti vedete che c'è un bel casino qua. Qui sotto ho messo un po' di gomma piuma per attutire un po' il rumore del motore e isolare termicamente. Qua c'è uno dei due speaker. Qui c'era l'altro, ma l'ho tolto perché qua sotto c'è la batteria e mi stava scomodo. E qua, come vedete, ho fatto aggiungere dal meccanico lo staccabatteria perché avevo dei problemi di drenaggio della batteria, quindi così la stacco del tutto e non c'è il rischio che si scarichi mentre non la uso. Questi sono i faretti davanti che non vi ho fatto vedere, che sono da lavoro. Infatti ogni volta che li usavo abbagliavano completamente gli autisti davanti a me e mi si arrabbiavano molto. Però questo maledetto fanale qua va quando ho voglia e fino a un certo punto, quindi erano abbastanza importanti. E alla fine questo è quanto, soprattutto per l'interno. Alla fine non so che non è così eccitante, però dovete considerare che sono passati anche alcuni anni dal suo periodo di massimo fulgentemente frumentazione, dal suo apice di bellezza, e un po' il tempo si è fatto sentire. E poi comunque già alcuni lavori ci ho messo veramente la vita, come quella maledetta moquette. Immagino sarete interessati anche a sapere del motore. Il motore è originale, credo che il cilindro però sia stato sostituito con un 75. C'è passato sotto anche un 102 per un periodo. Sai com'è trovare grippaggi meccanici? Io sono abbastanza ignorante, quindi mi sono sempre affidato a persone che purtroppo tante volte non erano affidabili. Vabbè. Comunque sì, il resto del motore è originale, va a miscela 2%. Salita, salita. Volete sapere quanti soldi ci ho speso? Non ve lo dico, non lo so neanche io. E questa è la mia petta.
piccola, ha 32 anni, ma mi ha portato ovunque, mi ha permesso di fare tante cose che altri non hanno potuto fare, tipo andare a scuola la mattina alle 6, alle 7.